Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Per gli amici di TikTok, vedete sulla pagina del nostro carissimo amico, il professor Raffaele Vitagliano è qui perché noi abbiamo completato un RVM inerente a un convegno di quanti giorni? 2 sabati fa. Siamo in parte Iniziamo divertiti. così, esatto. Allora, partiamo prima con il buongiorno a tutti i nostri teleascoltatori di Teleradio Ercolano che ci seguono da tutta la Campania, da tutta l'Italia, da tutta l'Europa, su tecnologia Smart TV, in HD sulle piattaforme di Embi e Jellyfin, poi c'è anche l'app Teleradio Ercolano che dopo gireremo anche al nostro questo Vitagliano. Poi siamo in streaming su www.teleradioercolano.it, social di Facebook, pagina Teleradio Ercolano, pagina Moda Television e anche naturalmente diretta live Teleradio Ercolano dal vivo su TikTok, che già siamo in onda. Naturalmente ho aspettato il professor Vitagliano che arrivasse ai nostri studi da Maiori. A Maiori com'è il tempo? Vabbè, il tempo è così come anche qua, è un tempo bigio, dicono a Sì, allora a Firenze. Per noi proposito, non è proprio il nostro tempo. diamo dall'assist, perché noi sapete, professore, dovevamo fare, dovevamo essere in diretta oggi da Palma Campania per Carnevale Palmese, sì, oggi che domani, ma è stato rinviato, naturalmente si terrà martedì normale, poi i giorni di sabato, verranno recuperato sabato 17. Intanto diamo il buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori che seguono Teleradio, buongiorno ai nostri iscritti del fan club, sapete, professore, abbiamo i nostri iscritti al fan club al sostegno della nostra emittente, che siamo un'associazione. E Vabbè, intanto ne buongiorno. approfitto per dirti, tu hai parlato di Vai, vai. Carnevale Palmese, io ti dirò che Sì. questa sera io sarò premiato nella notte dei presidenti perché io sono stato presidente in diverse occasioni del Gran Carnevale di Maiori, che partirà ovviamente, è partito come tutti gli anni, quest'anno alla sua 50ª edizione e quindi Domani si sì, farà, non credo che è stato rinviato anche per credo di l'ora nel no, tempo, tempo, perché tempo martedì, sia domenica prossima. ci parli, Ma la professore, va. cosa che ci fa poi enormemente piacere, o a me in modo particolare, mi fa piacere che nonostante, caro Lucio, e tu sai che io sono un medico poi fondamentalmente, ma uno, Diciamolo, professor, medico della. io sono un medico che si occupa di agopuntura e. Approfittiamo al pubblico, se dovete fare qualche domanda al Esatto, noi nostro ospite, con noi sarà. abbiamo fatto una trasmissione con Lucio, ci siamo, come dire, inventati una trasmissione in cui tra musica, il bello di sentirci in diretta, di sentirvi in diretta, perché no, se avete domande io sono qui per darvi spiegazioni di ciò che voi domandate, tra una canzone e l'altra, tra un sentirsi piacevolmente bene insieme, siamo qui con voi, per voi. Diciamo, il nostro professore tratta di acupuntura, esatto, non solo, anche medico generale, Eh sì, io professore. sono un medico di assistenza primaria e mi occupo di agopuntura, vabbè, ho insegnato tecniche scienze di agopuntura, in pratica sono un medico di emergenza, sono andato in elicottero, in idroambulanza, cioè non mi sono fatto mancare niente Il nella mia nostro vita. medico è con noi, medico, professore, come ha seguito ieri la serata di Sanremo? Ha seguito qualcosa? Noi siamo stati flash e siamo tornati proprio Beh, velocemente. io mi ricordo che la tua troupe era La lì e troupe sta l'altra ancora volta sta lì, ancora sì, lì. doveva Spero che questa tornare. volta tutto ha Sì, tutto a funzionato posto, ha funzionato, tutto ci come sono doveva. arrivate le immagini. Come ho sentito, guardate, vi faccio venire il professor Vitaliano, vi faccio fare un'agopuntura, naturalmente, e subito è Io la arrivata verità sono stato invece l'immagine. a Milano, dovevamo sincronizzarci per andare poi giovedì a Sanremo, ma Lo io non so, ce l'ho il professor mi fatta. voleva prendere però la mia prima mattina, che poi facciamo Milano Salerno, questo, ma come si fa? Come si fa? All'improvviso Come si si parte. Mi aveva anche mostrato il biglietto dell'aereo, l'aereo che era già pronto sulla pista per Però il sarà per un'altra rullaggio. volta, perché avevamo noi intenzione di fare una cosa estremamente simpatica, e cioè approfittando della troupe nostra a Sanremo, Sanremo, che noi avremmo torna. fatto Sognando Sanremo, collegando Sanremo con Giovani Promesse della nostra Campania, abbiamo dei talenti qui e quindi Bravo, mandarli in onda professore, attraverso la ma non nostra emittente in un Sognando Sanremo in diretta da Sanremo. Sarà per un altro anno. toglie, professore, che all'inizio di tante cose che faremo, inerente anche alla vostra, soprattutto, professionalità e soprattutto conoscenza di persone, naturalmente anche non solo nel settore della medicina, ma anche conoscendo le persone naturalmente nel settore della musica. So che ha dei ragazzi che dovevamo far esibire Eh sì, esatto, dovevamo collegarci con dei ragazzi che sono veramente un talento, un da fenomeno, Maiori. da Maiore e non solo, anche dalla penisola sorrentina. Io ne approfitto anche per Dobbiamo, salutare. professore, lo dico proprio adesso, dobbiamo trovare gli sponsor lì, ma anche inerente, che mo viene l'estate, che a me Maiori mi piace, anche
anche una cosa da soggiornale brevemente, un weekend, una cosa che io ogni tanto, naturalmente questo sottoscritto dovete sapere che sta H24 qui, mattina, pomeriggio, sera, tranne il sabato e la domenica sono però ora poi ne approfittiamo per dire un'altra cosa, sì. Perché insieme a te, insieme alla tua televisione, tu sai, stiamo preparando la nostra perché noi diciamo stiamo preparando un film, quindi ne approfitteremo per, attraverso anche voi che ci suggerirete altro, prepareremo diciamo un casting, nel senso di selezionare poi per un film che stiamo preparando rispetto a questo. Io ho già prodotto un altro film e qualcuno poi mi chiede, ma dottore, ma c'avete il tempo per fare il medico? Certo che sì, perché in effetti organizzandosi bene si fa bene tutto. Professor, c'era una prima domanda per lei, però mi sa che noi dobbiamo girare il telefonino, che ci vediamo controverso. Okay. Allora, abbiamo Gina Rigione, tra l'altro questa ragazza è una parente del cantante Ciro Rigione, si avvicina a lei. Ci ha fatto una domanda, la legga lei. Allora lo dico io. Allora, abbiamo Gina Rigione da Piedimonte Matese, Benevento, ci scrive, si può smettere di fumare? Certamente che sì, di questo mi occupo anch'io. In pratica, smettere di fumare è legato a un fatto molto semplice. Una persona decide di smettere di fumare, ma è in difficoltà perché la nicotina non è una tossicodipendenza, per carità, però sicuramente è una dipendenza, una leggera dipendenza. Allora, che cosa facciamo? Che consiglio vogliamo dare alla nostra amica Gina? Si può perché l'agopuntura in questo caso agisce su tre fattori. Il primo, degli aghi che liberano la nicotina che c'è in corpo a noi, e si va in aumento di nicotina, tanto da schifare la nicotina, per dirla in una parola un poco più forte. È come quando noi mangiamo, ci piacciono i dolci, troppi dolci, aumenta la glicemia a tal punto che noi non vogliamo mangiare dolci per un periodo. E questo riusciamo a fare con l'agopuntura. A questo punto poi noi poniamo degli aghi che creano questo, che diminuiscono la tensione e l'ansia, e poi aggiungiamo dei punti che diminuiscono anche l'appetito, perché la preoccupazione delle persone è ingrassare poi dopo senza fumare, e voilà, il gioco è fatto. E senza fumare si sta benissimo, perché si riacquistano i sapori, gli odori e anche piacevolmente stare insieme, insomma, non voglio dirlo, però mi tocca dirlo. Guardate, è così bello relazionarsi con gli altri, però se c'è quella puzza di nicotina, un po' ti allontana. È una cosa che ci vuole tempo? No, è una cosa immediata, e già in un'applicazione si risolve. Allora, Gina, hai sentito Gina Rigione da Piedimonte Matese? Stamattina abbiamo anche il nostro medico. E io ti approfitto del fatto che sei di Piedimonte Matese, Benevento, per salutare a tutti i miei amici o i miei allievi, perché io ho insegnato a Telese, per la verità, per uno studio a Telese, ho insegnato a Cereto San Nita, nel centro allora del dottor Alfonso De Nicola, e con i fisioterapisti avevamo messo una scuola di shiatsu, di altro di cose lì, e quindi conosco bene le tue zone. Un caro saluto, un caro abbraccio, e perché no, verrò, perché lì ci sono delle miele fantastiche, lo sapevi lì? Anche però... giustamente è casetta Piedimonte Matese, però è a confine, confine tra le due cose, e lì la produzione delle mele, mi ricordo questa cosa, io andavo là, prendevo un paio di cassette di mele ed era fantastico. E le mele, anche loro, sono fondamentali sia nella dieta che ne stare bene, però ne mangiate troppo, perché una mela al giorno deve il medico di turno, e non mi togliete di turno, è giusto. Insomma, allora, Principe da bene da Palermo, abbiamo il nostro amico Principe da Palermo che ci segue. Buongiorno Palermo. Allora, io stavo dicendo, facciamo i saluti ai nostri iscritti al fan club, e poi, professore, incomincio a pensare a una canzone che risveglia e canta il programma di musica classica napoletana di ieri di oggi. Pensa già, però canzone... vi devo dire una cosa, sì, a proposito di canzoni napoletane. Un attimo solo, professore, saluto i nostri iscritti al fan club di Radio Corona che sono in attesa. Margherita Borrelli, buongiorno. Dall'altra abbiamo sulla pagina Facebook di Radio del Corano Carolina Sardegna, Stella Barone, Giulia De Michele, Geppino Fomisano da San Vito con Marito, Ciro Trotonno, giù ai nostri studi che avete visitato l'altra volta. Antonio Giovanni Pedruzzo, Franchina da San Sebastiano Vesuvio, Danna e Francesco Volando Portici, Adenza e Nunzia di Inseparabili da Portici, Adanna da Ponticelli con Mario Grande, fratello Gennarino, Maria da Poggioreale, Maria da Marigliano, Nunzia da Monterosa, Rita la ballerina, Maria da Secondigliano, Beatrice da Medito di Napoli, Anna Russo e Mario Lazio da Avellino, Rosalia e Franco da Casapulla Casetta, Teresa da Bacoli, Teresa da Casandria, Lorenza da Monopoli, provincia di Bari. Buongiorno diamo al mondo Facebook, ecco qua abbiamo Lorenza da Monopoli, buongiorno anche ad Alina da Palermo, buongiorno Alina, la nostra Margherita Borrelli, Maria da Poggioreale, che naturalmente sono iscritta al fan club, sono anche all'ascolto.
E ancora andiamo sul gruppo TikTok. Abbiamo salutato Gina Ligione, Piedimonte Calmatese, provincia di Caserta. Antoni, il nostro amico Principe da Palermo. Fate le vostre richieste 021-777-1556, SMS WhatsApp 348-82-3263. I tuoi messaggi tramite social di Facebook, Teleradio Ercolano, Movida Televisione, diretta live TikTok. Abbiamo il medico nostro Raffaele Vitagliano. Potete fare delle domande specifiche alla medicina e diamo il buongiorno a Grazia da Bari. Stavo dicendo, questa è una canzone da aprire, partiamo da una canzone che piace a lei, della classica canzone pedale, e poi naturalmente il pubblico farà le sue richieste. Intanto, prima di dirti questo, Vai, ti vai. devo dire una cosa. Io, per la verità, tra le tante cose che ho organizzato, tra l'altro, uno spettacolo organizzato a Maiuri in cui venne Gigi D'Alessio. Era agli inizi della carriera. Tornai a casa e dissi a mia moglie: guarda, ho sentito cantare, un fenomeno. Secondo me avrà un grandissimo successo. E lei, che non era poi tanto amante della canzone napoletana, disse: no, ma no, io ogni tanto scherzando le Sì, dico: guarda, dimmi. quando si sposa mia figlia lo farò arrivare Gigi D'Alessio, perché Va bene. ero e sono innamorato della canzone napoletana. Davvero, la cosa più bella che c'è è la nostra canzone napoletana, perché dentro c'è il sentimento, c'è il cuore, c'è tutto, ci siamo noi. E allora, io vorrei chiederti, Lucio, Vai, una vai. canzone di Gigi D'Alessio, una di quelle prime canzoni di Gigi D'Alessio, che ne so, Nannarella si sposa, non so, qualcun'altra di Anna si così. sposa, in cui ho fatto anche film. Però adesso noi apriamo, essendo naturalmente apriamo sempre con una canzone classica Va napoletana. bene? Vabbè, allora vogliamo partire. Abbiamo spezzato una canzone del professor Vitaliano, Gigi D'Alessio, Anna si sposa, oppure qual è? Annarella, Gigi D'Alessio, primo brano in programma, si parte 081 Intanto, mentre la prepari, io ti 777 dico 15. una Mi dica, curiosità. vada. Hai parlato del film che ha fatto poi Gigi D'Alessio. Ebbene, Sì. allora ti dico che tutto questo è anche collegato al film che ho fatto io, perché il produttore del film, Nenì Grassia, di questo film in cui c'era Gigi D'Alessio, in pratica doveva essere il regista del mio film. Insieme abbiamo lavorato a questo film iniziale, che poi ho continuato io, per la regia della figlia di Nenì Grassia, e quindi è stato poi un successo, un film su Bartolongo, e con Nenì Grassia, con la figlia, con tutto ciò che ruotava intorno. Che volete, un ricordo, un pensiero a Nenì Grassia, grande regista che lui è stato, e andiamo avanti con Eccolo qua, Anna Re. Anna Re, fate le domande anche specifiche alla medicina. Abbiamo il nostro medico Raffaele Vitagliano qui in studio. Cade cerca una mano per parlare. Sette numeri mai scurtate, fatte già non me le onevo. Stasera te dice una casa un chi. Ingazzavo ogni volta da ricevo, si dispoglia sarà più bella ancora. Rispondevi non so che balla. Casi tu lo prometto cuore, che era tutto rindana se. Ecco con questi cosi ho detto a te. Andare, come ci fatta sta lontana te. Ma che conferenze si è avvicinato di me, ma ci vorrei spartuto. Soltanto tu si tolle qua a te. Voglio ancora che treme paura, si stammi in scura, lo canna mi faccia mia prima scusa. Tanto saccia la pazza per me, prima sulla tua ciamma per me. Diamo il buongiorno Maria d'Avellino e Cire Danna anche da Norimberga, Germania. Professore, ci seguono Esatto, tu hai parlato naturalmente. della Germania, io ne approfitto per fare anche io dei saluti a chi ci sta seguendo dalla Germania, Anna Maria che ci sta seguendo dalla Germania con il suo cuore che è sempre legato all'Italia, in modo particolare a noi e nella campagna con le canzoni napoletane. Ciao Anna Maria, e ci seguono da tutto il Da mondo. tutto il mondo, The Radio Crown in the World. Andare. Questo amore vestuto vince ancora contro quello che già sapeva nulla, non basava nemmeno come a te. Si cercava per dire ora
porto me ne cacciava, mi scordavo che all'avo tra si sono tu. Mannare, come ci fatta sta lontana a te, ma che conferenze si è avvigliato di e ma ci me ne spartù. Quando tu si tolè qua a te, voglio andare in vetrine e mie paure, si stanno in due scuse, quando canna mi faccio mia prima scusa, tanto saccio le pazze per me, dimmi solo a tu ci ammaverei, sta poca non viene a andare. Adesso io non scelgo il telefono delle due Marie, una da Poggioreale e un'altra da Marigliano. Anna Re, Gigi D'Alessio, buongiorno a tutti. Voglio stare solamente con te, perché quando non stivo con me, pure anche le gambe vanno. Io sto aspettando soltanto sapere se ci torno di vostro vero. Per il nostro professor Ferri Italiano, che qui non si studi, poi parleremo solo di quello che lei si occupa gran parte in questa medicina, in questa nuova tecnica dell'agopuntura. Ce lo vuoi spiegare? La verità, l'agopuntura non è una tecnica, è una tecnica diciamo ultramillenaria. E tra l'altro con una modernità unica. Perché? Che si risolve questo con questa un metodo di agopuntura. L'agopuntura ci ricorda qualcosa che è una lei... tecnica, è una tecnica. Intanto una curiosità voglio farvi ricordare. Avete presente il simboletto della TIM? Quei tre trattini che le rappresentano. Sì. Ebbene, quello è un simbolo di agopuntura. Quindi questa scienza millenaria, quella della medicina energetica, la verità, e l'agopuntura è la tecnica per cui noi riusciamo a fare, per quanto ci riguarda, della terapia antalgica, della terapia anche per l'estetica, per la cellulite, per il dimagrimento. Prima avevamo accennato una cosa molto banale che riusciamo a fare benissimo, che è quella dell'agopuntura, la distrazione dal fumo e così tante altre cose, insomma, la cefalea anche. Ricordo una volta una signora venne per farsi l'agopuntura, soffriva da 10 anni, ahimè il suo medico le aveva detto che non serviva l'agopuntura per 10 anni, a un certo punto scocciata ha detto ma io voglio provare, e così ha risolto il suo problema. Io gli ho detto mi spiace che ha atteso tanto tempo, ma per lei era di per sé una cosa banale da fare, ovviamente facendo una diagnosi appropriata. Ecco perché è importante che chi faccia l'agopuntura sia un medico, non tanto per l'esecuzione quanto per la diagnosi, tanto per capire qual è la motivazione alla base che possa esserci per un'agopuntura, per un dolore e per un altro. Facendo una buona diagnosi facciamo una buona terapia, e io faccio terapia con agopuntura. Sono gli ottimi consigli del nostro professor Italiano che avremo questa mattina insieme a noi a Svegliati e Canta. Saremo fino alle ore 11 a Svegliati e Canta con Lucio Ruggero. Intanto la linea è tornata libera dopo Maria da Secondigliano. Abbiamo parlato di canzoni classiche, c'è la nostra amica Maria da Marigliano, che da Maria da Poggioreale, che saluta Maria da Marigliano, saluta la figlia Rosalia da Maddaloni Caserta. Parla del grande Merola. Ah, a proposito del grande Merola, guarda, a me mi farebbe piacere sentire la canzone Cosa Padura. Sì, adesso che non scorda la mamma sua. Ascolteremo senz'altro, visto che un programma di canzoni ha richiesto, adesso ci hanno chiesto guapparia. Intanto diamo il buongiorno a Luciana da Catania, che dà il buongiorno a tutti. Fate anche le vostre domande inerenti alla medicina. Abbiamo, se volete sapere qualche dubbio su cosa vi turba nel vostro sistema corporeo, diciamo così, nel nostro corpo di tante preoccupazioni, abbiamo il professor dottor Vitaliano, che è anche medico generico naturalmente di medicina, e soprattutto atta l'agopuntura. Fate le vostre domande che ce l'abbiamo qui. Intanto guapparia da parte di Maria da Poggiola, salutoni anche a Anna e Francesco Matavottici e Carmela da Casannuovo. Sciadata va guagliuna, sciadata va guagliuna, ma la vita
Tendo su cosa sai sta sonata. Io son donna murata e margarita, a femmina più bella rambrasca. L'accio portato capo con giurti, o sfizia e ma fa sentare cantare. Ma c'ho dovuto un bicchiere vino, perché stanotte voglio indossare. C'è nata voglia e malavita. Buongiorno, buon sabato, Alessandra da Adrano, provincia di Avellino. L'intrasatta bolla d'ospizia m'avrei distrutta, ma che la casta femmina m'ha fatta un regalo da sava stesse rutta. Quando se la manetta parta mi ero giù qua per bassa sanità. Mo cazzo verso tutta guapparia, amici cacciate me la dinda succità. C'è data vai una e buttate in mano, non ho fatto lì di gasto buone voce, chiama fine canta fine di mano, e metto in croce a chi, ma mi sangrò, perché non faccio a tempo mandolino, magari a chitarra, la chitarra non si fa sentire, ma come chiagno tutto concertino, a tua cabeza chiagno risolino, chiagno nasti. Ed era guapparia Mario Mero, professore, diceva su Mario Mero qualche ricordo, qualche aneddoto che aveva sentito, e cosa vogliamo dire sul grande re della sceneggiata napoletana, su questa canzone che hai ascoltato? Intanto voglio dirvi che Mario Mero poi è venuto pure a Maggiore ed è stato un successone, ma la canzone che è di monito anche per me è quella O Zappadur. Perché fa ricordare a ciascuno di noi che è un professionista. E che diciamo fa ricordare le origini anche, esatto, anche a ciascuno di noi, allora, vedete, fa ricordare questo, l'insegnamento, no, che non dobbiamo mai dimenticare. È giusto, quello, non dimenticare quello, le nostre origini, le nostre origini, ed essere sempre e sempre umili, così come la nostra storia, la nostra vita, la nostra, cioè, Italia, la nostra storia. Il Zappadur in un certo senso allora, a tema con l'agricoltore, con gli agricoltori che stanno facendo protesta, perché giustamente fanno bene, anzi, come dicono, ci dobbiamo unire anche noi, perché l'agricoltura imporre naturalmente cibo di altri paesi, quando abbiamo le nostre terre e i nostri agricoltori, in questo caso, come ci vuole, la storia del Zappadore, del grande Mera, naturalmente... che racconta di questo avvocato che si vergogna di...
del padre di umili origini. Noi lo usiamo per questa protesta che giustamente si stava facendo anche tutti adesso degli agricoltori. Noi, ma quello che mi ha colpito, guarda Lucio, è che questo discorso non è solo d'Italia, ma è di tutta l'Europa. Allora mi chiedo, scusate, ma com'è possibile che i nostri governanti europei non abbiano il polso della situazione di tutti gli agricoltori? Allora un abbraccio, un saluto, e anche noi siamo vicini alla protesta degli agricoltori, e l'agricoltura non può essere mortificata, non può essere distrutta in nome per conto di progetti economici di chissà chi, di come. E intanto cosa dire ancora? Bene, mi sono messo gli occhiali, se avete notato, perché sto leggendo tutte le vostre... A telefono abbiamo la nostra Anna dal Monteroso, vuole sapere, sente che lei soffre molto di dolori, cosa si può prendere? Allora, fai una cosa, Anna, fai la richiesta e poi vai davanti alla TV, il professor ti spiega per i dolori più o meno articolari, dolori un po' quello che un po' tutti abbiamo... Eh sì, se fai una domanda ben specifica, gli rispondiamo, così ti ha compreso. Esatto, innanzitutto, dolore è una parola più ampia che indica, per esempio, fare un esempio, esistono dei dolori da fibromialgia, per esempio, che è diversa cosa da un dolore lombare, che è diversa cosa da un dolore cervicale. È chiaro che per ciascuno... Lombare. Dei dolori lombari, non c'è problema. Allora, parliamo un attimo delle lombosciatalgie, perché siamo in argomento. Per quanto riguarda le lomboscialgie, è chiaro che tutto ciò è legato a un'ernia, a delle ernie che esistono. Cosa succede? Si tenta oggi, una volta si operava, di operare il più tardi possibile e se possibile non operare. Perché noi abbiamo degli strumenti per risolvere il dolore, sono tanti, dai farmacologici, per quanto mi riguarda l'agopuntura, che va benissimo. Perché che cosa fa poi in effetti l'agopuntura? E gli aghi, che sono uno strumento elettrico in pratica, sono delle resistenze elettriche, infine, sottraggono le cariche elettriche. Ebbene, il dolore è esattamente questo, rubor calor e fuzionesa, cioè il dolore. Chiaramente cosa succede? Che se noi introduciamo degli aghi, che sono strumenti elettrici, sottraiamo cariche, avremo e sottraiamo il dolore. Non risolveremo la causa, perché la causa è l'ernia, però viveremo bene. In più consiglio a tutti quelli che hanno dolori lombari di calare di peso. Mi pare un fatto banale, ma che talvolta le persone sottovalutano. Calando di peso è come portare a spasso una valigia da 20 kg in meno. E a questo punto anche la domanda viene spontanea a qualcuno, probabilmente sarà venuta, ma l'agopuntura va bene anche nella dietetica, certamente. E a proposito di agopuntura, c'è la mascherina. Per questo, per dire che chiedo scusa, sì. C'era Margherita, appunto, che l'agopuntura fa agli occhi, vuole sapere che è molto dolorosa. In verità io credo di no. Ne approfitto per dire, e mando anche un saluto all'oculista Vito La Salvia di Salerno, con cui abbiamo fatto un'esperienza, un esperimento che è andato bene, di una persona che stava perdendo gradualmente la vista, perché si spegnevano gradualmente i coni bastoncelli, cioè quelli deputati alla vista. Abbiamo fatto un'agopuntura, l'agopuntura verificata strumentalmente, e quel signore che all'epoca, che vedo con tanto affetto, della Costa d'Amalfi, non dico il paese per rispetto della sua privacy, che aveva paura di non poter vedere il suo figlio che stava per nascere, quel figlio oggi avrà 15-16 anni probabilmente, e lui lavora, vede e gioisce, e quando mi incontro dice: dottore, mi sembra un miracolo. No, è solo un fatto di scienza. Dottore, adesso è andato avanti alla TV la nostra amica Anna dal Monteroso, se ne rende a dolori lombari, lombologia, come abbiamo detto, che consigli vogliamo dare, che deve fare? Allora, in breve, la lomboscialgia, intanto capire se è mediana, posteriore o laterale, perché l'interessamento del nervo sciatico può avere queste tre diramazioni. Dopodiché, per quanto mi riguarda, questa situazione la trattiamo tranquillamente in agopuntura. Esistono dei punti specifici che interagiscono e che riducono proprio la sensibilità e la conduzione
nervosa la riducono a tal punto che uno non sente dolore. È chiaro che molto importante sono anche le condizioni del fisico, se è sovrappeso, di calare un poco di peso nel contempo, però le assicuro già in prima applicazione, in seconda starà bene. Molti mi domandano, ma quante applicazioni di agopuntura? La verità 3 o 4, massimo 5. Con che frequenza? La verità, non tutti i giorni sai perfettamente a niente. È vero quello che dice Margherita, è doloroso? No, assolutamente no. Magari cioè, che agopuntura ti fa? Cioè, lei dico, forse si fa quell'altro tipo di agopuntura, questo la nostra Magherita pure che lo sapevo storica, che tu immediatamente sporavi e andavi dall'altra. Torniamo alla musica, la giornata di oggi, tra l'altro ne approfitto, ripeto, signori, non ci sarà il collegamento diretto né oggi né domani del Carnevale Palmese, ci sarà martedì 13 dalle 14 alle 23 e sabato 17 dalle 16 alle 23. Per maltempo oggi e domani. Naturalmente, anzi, vogliamo ricordare, visto che il professore è qui, perché noi tra l'altro abbiamo fatto un convegno parlando di agroalimentare, sì, ma ci vuole. Sì, sulla, sì, sì, abbiamo fatto un convegno nazionale. Un convegno nazionale che aspettiamo il consenso, o lo già lo possiamo mandare in onda, possiamo dirlo. O sì, sì, lo manderemo in onda sicuramente. Lo chiediamo solo al presidente della CIM, che approfitto e saluto, esatto, l'onorevole Sollazzo, Angelo Sollazzo, perché noi ci sincronizzeremo, okay, con tutto il mondo, per cui esatto, scegliere anche un giorno, scegliamo il giorno per mandarlo in onda, ma lo manderemo sicuramente. Andiamo alla musica. Proprio la giornata di oggi, Virna, che fu di Nasso Core nella splendida interpretazione di Fausto Leali per l'altra Maria, adesso da Marigliano, detto Maruzzella, da Maria da Poggiorea con la figlia Rosalia, saluto una donna da Marigliano ed Eva da Maria Poggiorea. E poi a Maruzzella gli dirò qualcosa in merito al suo nome Maruzzella, ma dopo che sentiamo. Ascoltiamoci Virna. Una settimana e sta acqua assai più triste mi mantiene che fritto quando è sera come vena quest'aria neve mo come anche tu sta terra come anch'essa ma bambino sta freva quando non se ne va più Vienna che fritti in tasto cuore e sola stai lontano e non te fai vedere e stai lontana e non te cura E allora diamo il buongiorno a Salvio Di Marco da TikTok, da Nateci sempre, diteci da dove ci seguite, grazie. La nostra amica giustamente Alessandra ci viene a precisare che Adrano è provincia di Catania. Fredda e scura, ma che rapiccia fa, vecchia mia cara. Vuole dire qualcosa la nostra Maruzzella da Marigliano? Allora, Maruzzella, tu sai che c'è una canzone, Maruzzella. La procita al Resina, Resina, Ercolano. Sì, la canzone Maruzzella, in pratica, che ha cantato Domenico Modugno, è stata scritta dal... Renato Carosone, no, l'ha cantata forse... prima ancora Domenico Modugno, vabbè. Mi sembra. Ed è dal professor... Con simpatico, quello che era in... con Arbore nella trasmissione per te, professore.
era un simpaticone. Vabbè, di Napoli, insomma, diciamo, voglio dire, se mi viene poi ve lo dico, che io portavo tranquillamente nei miei congressi, io ho fatto i congressi di agricoltura, e lo portavo tranquillamente ed era una di una simpatia unica. E ci teneva tanto alla napoletanità, e mi ricordo che una cosa che diceva fondamentalmente, mi teneva a scrivere in calligrafia e non gradiva troppo invece utilizzare la macchina da scrivere o altro, perché diceva nella calligrafia esprimiamo la nostra personalità. Il professor Vazzagli, ecco qua, mi è venuto in mente, è un ricordo come dire piacevole a lui e un abbraccio al figlio. Ascoltiamo la Mirna. Vecchia mia cara, se un lungo scarpo manco in braccio a te, povera vecchia mia, mi fa paura, e l'ombra che si muove attorno a me. Abbiamo una nostra radioascoltatrice che ci ha fatto la domanda, la chiamiamo così, si chiama Anna la Palandrina da Portici, cognome Palandrici, suo fratello Francesco Palandrici, ci chiede naturalmente lei solo di medicina, ha bisogno più o meno quando l'estate, le allergie, questo tema anche di essere allergici alla natura, questa cosa qua, comporta a parte gli antistaminici. Una buona cura, naturalmente, come si possono risolvere questi tipi di allergie, c'è anche un metodo specifico, quello che ci chiedeva la nostra amica Anna Palandro da Portici. Intanto saluto a Giovanna e Pietruzzo da Ercolano, perché la nostra amica Anna Palandro viene proprio da una visita di arti culinari di Giovanna e Pietruzzo. Però adesso non immaginare quel lato là di ristorazione, io scherzo di arti culinari nel senso, parlando di agopuntura, è quel servizio. Allora parliamo là. Una cosa, beh, mi hai parlato di, mi hai chiesto di allergia, bene, io vorrei qui farvi capire a proposito di allergie una cosa fondamentale. È chiaro che anche con l'agopuntura noi trattiamo le allergie, ma solitamente le persone si accorgono che nelle giornate ventose aumentano il rischio allergenico. Molti pensano che siano per gli allergeni che si spostano nel vento. No, c'è un'altra cosa ben specifica, e cioè che le giornate ventose sono giornate in cui aumenta la carica elettrica ambientale. Cos'è il vento poi fondamentalmente? È il vento così, è una differenza di potenziale, scusatemi se parlo un po' più scientificamente, è una differenza di potenziale tra due realtà, quindi questo vento che si spigiona, energia che si spigiona, il nostro organismo aumenta i livelli di energia, aumenta quindi la reattività agli allergeni.
Questo è il vero problema. Allora l'agopuntura? Allora l'agopuntura può essere anche preventiva, perché no? Diminuire la tensione energetica delle persone significa, nei momenti in cui la situazione esterna, atmosferica, è piuttosto alta per quanto riguarda la tensione elettrostatica, elettromagnetica, le persone affrontano quel periodo in maniera migliore. Non solo antistaminico per anti, ma pro organismo, che è quella di normalizzare le persone. Questo è poi fondamentalmente. Grazie per lo spunto che mi ha dato Anna Palandro da Porti. Allora, rimaniamo in allegria per Margherita Borrelli, che lei naturalmente dedica tutte le sue ciascioncelle. Tra l'altro abbiamo su TikTok la moglie di questo grande artista, storia di Radio Ercolano, Salvatore Minopoli, in cui ci ascoltiamo a ciaciuncella, a ciaciona, per tutte le ciaciuncelle all'ascolto di Margherita Borrelli, per il fan club Stella, Carolina, Giulia De Michele e Franchina, da senza passare verso, per tutto il gruppo Facebook, il gruppo di Cotto, Salvatore Minopoli, a ciaciona. La faccia calza l'uomo, la gamba la ciaciola, e mi la protegge le zuccheri, proprio la rarità, e la mancia di lucire ci sa. Quando passa sta ciaciola, in mezzo a strada, la ruina, salva porta l'argentina. Porta a piezza, non platone, via che giovane, guagliuna, la salvata la possibile. Il da fermo traffico blocca la circolazione, e tutto quando allucano, e viva la ciaciona, si passa da caracciola, o pare sta città, si affaccia con gli scogli a guardare. Quando passa sta ciaciona, e da strada cammina, salva l'argentina. Porta a Cristo, un pratone, via che giovane e guagliuna, la sospira da costruire. Canzone allegrissima, ciaciona, salutone alla moglie dell'artista che ha cantato, Anna Davolla, che ci sta seguendo da TikTok, salutoni. Allora, naturalmente abbiamo, naturalmente per il pubblico che guarda la TV, naturalmente non siamo in diretta come TikTok, c'è la grafica e tutto, in studio abbiamo il professor Raffaele Vitagliano, che è medico di agopuntura e medico di base, naturalmente allo studio. Medico di assistenza primaria. Poi questa è cambiata, una volta era medico di famiglia, medico di base. Come viene adesso proprio, il medico di famiglia adesso, come viene definito, come lo dobbiamo chiamare? È un medico di assistenza primaria, ecco, assistenza perché primaria. Poi esiste una continuità assistenziale che è l'ex guardia medica, che tra poco sparisce tra l'altro. Pure? Sì, sì, quindi è una continuità. Il medico di assistenza primaria saremmo noi, i medici cosiddetti di famiglia di una volta, prima
E poi era il medico di fiducia, poi adesso, insomma, piano piano, non so se ci fanno i medici uscenti della porta, che ne so, insomma, tra le varie funzioni In che ci certo stanno. senso, professore, la medicina, la sanità la stanno un po' trascurando, anche Purtroppo, lato, se sì, sono quella è andato. una cosa fondamentale, può Io sono anche. stato a Milano, come tu sai, sono andato su, un po' ho visto proprio tutto privato, insomma. E la verità era andato perché Un un giorno attimo se... solo, professore, tutto privato, ecco qua. Torniamo a un tema molto importante e particolare, che è una cosa che colpisce tutti noi, questo fatto di essere privato e tutto. Ma una persona che naturalmente non ha possibilità, va a fare una visita in ospedale, deve aspettare mesi e mesi, addirittura anche per un intervento in lista d'attesa, cioè che poi naturalmente i macchinari che ci sono, che alla nuova tecnologia che dovrebbe, Sì, il problema è una della questione glicemia. di essere umano che Il problema naturalmente. vero, secondo me, Una domanda che è... mi chiedono in tanti, perché non è giusto una lunga attesa per un intervento, mentre se lo fai a pagamento subito, addirittura poi usando molti, ma non è il caso vostro naturalmente, esatto, intravene, usando naturalmente il medico che lavora lì all'ospedale, nello stesso tempo Sì, medico, l'intraveni. però io questo, per l'amor di Dio, ma persone Cioè, che non hanno però hai possibilità. aperto un capitolo che è questo, cioè io credo, per la verità, senza niente togliere alla Lombardia, è uno dei motivi perché io sono andato là, avrei voluto fare l'agopuntura, poi lì mettere un ambulatorio, poi ci ho pensato, ho detto ma perché devo entrare in questa macchina infernale del privatistico e della cultura del privato? No, voglio essere il medico napoletano, voglio essere il medico col cuore che sta qui. E quindi noi, forse ci possono dire che abbiamo meno mezzi, forse, e non è vero, ma lasciamo perdere. Ma sicuramente abbiamo un cuore che hanno perso altrove. La medicina non può essere un business, non deve essere un business, perché nulla ci può appagare come il vedere un'anziana signora che ci sorride perché abbiamo risolto un problema. Nulla ci appaga come vedere un bambino per strada che ci sorride e noi non sappiamo neanche perché. Lui ha ricordato che noi l'abbiamo visitato al suo capezzale, non l'abbiamo dimenticato. Beh, questo è quello che ci fa per noi e ci dà la gioia di continuare avanti. Il sacrificio, diciamo, relativo, perché poi il lavoro è un lavoro, credo che anche altri lavorano anche più sodo di noi, hanno più fatica di noi nel lavorare. Il nostro impegno è più gratificante ed è gratificante quando mettiamo il cuore dentro. Quando talvolta mi capita, qualcuno dice, dottore, che vi devo? Perché qualcuno ancora in mente che se il medico di famiglia viene a casa bisogna pagarlo. Ha fatto. Io sono pagato dallo Stato e sono pagato È bene dallo giusto. Stato, quindi quando vado a casa non Professore, c'è credo. una domanda per lei proprio della moglie del nostro artista Salvatore Minopoli. Legga lei cosa vi ha scritto là. Lucio, chiedi al medico per l'acufene. Ah, questo? Sì, questa è la Ma domanda che ha fatto. purtroppo l'acufene è una cosa brutta e terribile e si può molto poco, molto poco. Quello che riusciamo a fare è diminuire la sensibilità, perché sono dei ronzini forti e fastidiosi. Sì, lo facciamo un po' di acupuntura per l'acufene, però ognuno reagisce anche in maniera diversa a seconda della sua anche percezione emotiva rispetto a delle cose. Questo lo sappiamo tutti. Che la percezione anche del dolore è soggettiva, anche dei fastidi è soggettiva, dipende anche da quella componente che noi abbiamo emotiva. Le vie del dolore sono intensificate o ridimensionate anche dalla nostra partecipazione emotiva. No, questa non è una cosa che riscopriamo con l'agopuntura, è una cosa che sappiamo benissimo anche nella medicina, diciamo, cosiddetta. Non so come definirla, perché tradizionale ci chiamano la nostra, quella allopatica, non so come definirla. La medicina, insomma, generale, via. Torniamo alla musica, la ringrazia Anna Davolo, la moglie del nostro Salvatore Minopoli. Intanto voi sia da Facebook sulla pagina della Tescolana e Movida Television, e naturalmente oppure tramite l'SMS WhatsApp 348 823 3263, oppure tramite messaggi social di Facebook e TikTok, fate le vostre domande inerenti a quello che volete chiedere di cure, non solo di agopuntura, ma di medico di base, come qui abbiamo con noi con molto piacere il dottor Raffaele.
Raffaele Vitaiano. Vitaiano. Stavo dicendo Vitaiano, invece è il nome. È il nome Vitaiano, esatto. San Vitaliano, esatto. Allora, torniamo alla musica. Torna figlio di un grande re della sceneggiata napoletana. Francesco Merola parla con me per la signora Maria da Secondigliano, che saluta la figlia Patti con Gennaro, saluta tutti quanti loro dello staff di Radio Ercolano, Nunzia da Monterosa, Rita la ballerina, Anna da Monterosa, Denza e Nunzia gli inseparabili da Portici, la nanna e Francesco Merola da Portici. Ascoltiamoci Francesco Merola, parla con me, intanto linee libere, approfittate, fate anche le vostre domande al nostro medico, ospite in studio questa mattina, Sveglia di Canto. Ma sai che mi è venuto in mente, guarda, dimmi. Se ti piace l'idea, in questa trasmissione, se ci sono dei ragazzi, che cantano bene e che ci mandano una clip, le selezioniamo ovviamente per esatto, le possiamo mandare, le possiamo mandare, che ne so, una in ogni trasmissione. Va benissimo, cioè, piace l'idea? Questa cosa che e soprattutto chiediamo di cantare in napoletano, perché questa è una trasmissione napoletana. C'è musica napoletana sempre. Ok. Parla con me Francesco Merola. Tu volessi una mezz'orca solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te. Già ne guardo una fotografia, forse fanno pure frate mio, mi parla con te così, non mi piace più. Quando già si ammazzava la domenica, e ricorda all'improvviso mi distrugge. Io non capisco perché quando viene rinteso non parmi con me, ma carizzo sulla me e scompare rintanni. Circo per me sa Gesù, si stanotte quando viene ti fa stare orecchio, due parole non sorriso e poi torna in paraviso e accontenta pure a me. Quanta volta che l'ha cercato, pure se non era taglia mia, la genese per sentire profumere. Papà, o mandile sappadurio pianoforte, so convinto che tu torni a rapa parte. Io non capisco perché quando viene rinteso non parla con me, ma carizza sulla me e scompare in danni. Circo per me sa Gesù, si stanotte quando viene te fa stare orecchio, te parole non sorri e poi torna in paradiso, mi accontenta pure a me. Io non capisco. Quando uomo può partire, ma raccomanda, se vai lontano, una cartolina, non da scordare. E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo. Massimo Traino, è nato Caratone, io non so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se vedi a così, a noi ci manca assai, è Napoli, Napoli non ti scordo mai. Thank you.
sì, sono d'accordo con lei, professore, perché noi parliamo, ecco, perché deve sapere, il pubblico mi è testimone, come può leggere fra poco i messaggi che arriveranno su quello che dico e quello che ripeto sempre. Io amo la semplicità nelle cose, ma adesso lei ha detto la cosa di organizzare trasmissione, beh, invece la più totale semplicità adesso, come pane e pane, per dire, nella giornata in cui viviamo noi, nell'essere semplici, è quello che io dico sempre a tutti, di essere semplici, perché non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. La semplicità che ci ha creato il nostro Dio, Signore, soprattutto. Tanto io ho letto tutte queste domande che mi arrivano in progress, se ne vengono. Esatto. Mi fa piacere, però, ovviamente, che questo significa che piace. Intanto fatemi dare il buongiorno a Domenica, che dà il buongiorno a tutti in live. Domenica, siamo in emittente, se ci fa piacere dici da dove ci segui, per i dati Auditel di Teleradio del Corano su TikTok. Lo stesso discorso vale anche per Katia. Ciao Katia, e diamo anche il buongiorno a Teresa Amato da Maddaloni. Buongiorno, buongiorno da Messina. Domenica abbiamo il nostro medico in studio, se hai qualche domanda da fare inerente a voi, sapere qualcosa di medicina, bellissima città Messina. Mi ricorda, sì, che io andavo a Catania e andavo lì, facevo dei weekend, andavo a fare scuola in quel caso insegnavo tecniche di shiatsu, andavo in aereo il sabato pomeriggio e ritornavo la domenica giorno. Bellissima città, Messina, Catania, e la Sicilia mi viene nel cuore. La verità, io quando andavo lì trovavo una bellissima realtà, forse perché quando di domenica non vedevo il quotidiano e le difficoltà del quotidiano, ma quella Catania era eccezionalmente bella, non vi dico la cucina, che dire, insomma, vengo apposta a Messina, via! Allora, la nostra amica Teresa D'Amato da Maddaloni Casetta vi saluta, naturalmente, professore, e salutiamo adesso ad Anna dal Monte Rosa, che abbiamo spiegato la lombalgia, i dolori, cose su quella, però lei un piacere me ne deve fare, una bella puntura, una bella acupuntura gliela dobbiamo fare, la signora Anna dal Monte Rosa, soprattutto sulla lingua. Che ne dici? Qua sulla lingua, no. E qui a questo punto ti devo raccontare una cosa simpatica, mi hai fatto venire. A proposito di acupuntura, a proposito di questo, nella tradizione cinese e anche giapponese, dico sulla lingua, questo è bello per quello che ti racconto. In effetti c'è un punto ad alta energia che parte dal dito mignolo. Allora cosa pensavano loro? Se noi tagliamo questo dito, le persone diventano tranquille, non più violenti. E invece tagliando il dito la cosa peggiorava, perché non è che parte da un dito l'aggressività delle persone, ecco, per ricordare. Allora persona, lasciamo stare, se va peggiorare. Allora se lingua, metti un ago sulla lingua invece di no, perché sapete che, perché lei quando fa le liste, le canzoni, tanti di cose, i brani, dice tanti nomi di titoli di canzone, e poi alla fine non è quella che lei poi vuole sentire, perciò ho detto che insomma è una bella acupuntura. No, un caro saluto, seguici sempre Anna dal Monte Rosa, quella che ha parlato dei dolori nociati, queste cose, patologie. Allora adesso e la sua richiesta, tra l'altro, che dobbiamo inserire, di Maurizio Scugnizza Ucchimara. Salutoni alla figlia Rosaria, salutoni a Nunzia da Monterosa, Rita la ballerina, Maria da Secondigliano, salutoni anche per Enzo e Nunzia di Inserapi da Portici, ad Anna e Francesco da Portici, a tutti quanti voi, anche a voi professore che l'avete sentita prima. Andiamo con Ucchimara, do il buongiorno a Domenico, no è Domenico, ad Emanuele da Modena, fratello di Tommy Di Maio da Palma, nonché nipotini di Margherita Borrelli, quello che ha detto uso il brodolino. Amore, 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 amore. Tenevano tesoro di da niente, io non lo tengo più. Diamo il buon lavoro a Principe da Palermo, che è arrivato sul posto di lavoro, e naturalmente Emanuele, una canzone a Tina e Patrizio. Ucchimara, Maurizio Scugnizza. Amore, 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 amore.
tanta femmina ci state tu, c'è la vita e solo amore. Siamo orgogliosi di cara mamma, per tutto che la casa è stata. Ma dorme la speranza di sonna, per sta vicina a te mamma. Bella o chiamare, e portate insieme a te mi c'è sto cuore. Mamma vita mia, sono sicuro che stare in te braccia di te. Niente coppa terra, ma può far felice se non tengo a te. Tu sei stata prima innamorata mia, tu innamorata mia, armene da mamma. Sapete come sto male, è che sono con mamma, non la tene più a mamma. E c'è vita lì a Sampri, questo lo sapete, Sampri, bellissimo posto, siamoci la Maiori, diamo il buongiorno a Maria Vita da Sampri e diamo il buongiorno anche a Giovanni Gagliardini da Catanzaro. Ah, che bello Catanzaro, sai lì, io vado spesso a Catanzaro con degli amici, a Catanzaro Lido, è una bellissima zona, il Catanzaro è superato. Dio possa vedere lo sto male, è che sono con mamme, non la tene più a mamma. Bella, può chiamare, ti ho portato insieme a te mi sei sto cuore. Mamma, vita mia, io sono sicuro, tu stai in dei bracci e Dio. Te la vuoi chiamare però se mi canna dal Monte Rosa, allora evitiamo la puntura sulla lingua perché può peggiorare, ci dicevano tra me. Può peggiorare nel senso che continua più a parlare. Continua più a parlare, lasciamo stare. Allora do il buongiorno a Tina da Milano, se non erro Tina. Buongiorno, allora ci teneva a dire il nostro amico Giovanni Gagliardino da Catanzaro, zona Morzello. Perfetto. Che zona è, professore? Ci è mai andato lei? Io può darsi che ci sono andato e non mi ricordo, anche questo. Io la verità, quando vado a Catanzaro, che degli amici lì, Catanzaro Lido, la verità, sono vicino all'hotel Niagara, proprio dietro, alle spalle dell'hotel Niagara, quindi proprio sulla fascia del lungomare, poco più, poco meno. Va bene, senz'altro domenica da Messina ascolterai Mauro Naddi Ascensore. Naturalmente adesso accontentiamo la nostra Anna la Palandrina che adesso ha portato a sabato naturalmente le sue visite delle arti culinari di Giovanni Pedruzzo, parlando di acupuntura, le arti culinari, a Giovanni Pedruzzo da parte di Anna la Palandrina, fratello Francesco Valandro il Conquistatore. Questo una domanda specifica inerente al nostro Francesco Valandro, fratello di Anna Conquistatore. Lui è un conquistatore naturalmente alle 3 di notte e alle 3.05 torna a casa. Che stimoli ha questo tipo di personaggio che se alle 3 di notte conquista, alle 3.05 torna a casa? Cosa gli si può dire di farlo durare di più nelle sue conquiste? L'uomo saggio, vede e tacca. L'uomo saggio, vede. Allora, Maria Bambola, dici sempre da dove ci seguite da TikTok per i dati audio di Terra del Colano. Maria Bambola, buongiorno, buon sabato. Tony Colombo sotto il sole, prendiamo anche le richieste. Adesso andiamo con l'artista innamorato, tutto per Anna la Palandrina. Un saluto a Margherita, Stella Carolina, Giulia De Michele. Franchina da San Sebastiano Vesù, soprattutto a Stella Barone e Carolina Sade. Sapete, però, so queste due signore, non so, lei conosce il Colano, no? Gli scavi. Queste due signore si trovano al centro fra dei vicoletti storici del Colano, vico del. Poi c'è da dire una cosa: vico Sacramento e poi allora, vico Moscardino e vico del Bisogno. Io ho avuto modo di visitare il Colano, insomma, questa zona qui. Si parla sempre di Pompei, ma ho visto, esatto, che qui invece la verità c'è. Cioè,
molto, ma molto anche da vedere e da visitare. Peccato che non viene rilanciato non parliamo, in parliamo troppo la classe politica è quella che è. Non ce ne frega, sappiamo bene, come dicevo appunto, di questi due signori che si trovano a Vico Sacramento, amen di Ercolano, alleluia, si trovano praticamente in un vicoletto di fronte alla posta centrale, a due passi tra l'altro dagli scavi di Ercolano. Praticamente questa, abbiamo questa signora Caroline Limoncelli, adesso c'è una, sto parlando proprio di scavi archeologici, c'è una scalinata che è composta da mezza pietra lavica del Vesuvio degli scavi di Ercolano e l'altra mezza marmo antico satinato degli scavi di Pompei, e si trova proprio al centro fra il Vico Moscardino e il Vico dei Bisogni. Oggi che è sabato, le sorelle Chiesa, io così le chiamo, Margherita, Stella e Carolina, le sorelle Bandiere, si riuniscono lì proprio al Vico del Bisogno, e naturalmente dice che c'è una chiesetta antica e loro vanno a sentire la messa, volevano portarsi anche Franchino, perché giustamente la signora Franchino dice ce l'ho a casa, non c'è bisogno che vado là a fare il bisogno, va bene, ce l'ha vicino, vabbè, comunque Vico del Bisogno. Salutoni! Maria, Maria Bambola mi segue da Monticelli, buongiorno Maria, fate domande inerenti a medicina, abbiamo il nostro professor dottor Raffaele Vitagliano con noi fino alle 11. Nel frattempo che va la canzone dell'artista innamorato, che è innamorato di questo artista, sapete le sue canzoni, la nostra amica Anna La Palantina. A proposito, domani ci sarà in onda il 41esimo raduno di Teleradio Ercolano. Fammi ringraziare questa Lorenza che ha inviato una rosa. Sì, Lorenza da Monopoli, provincia di Bari, Puglia, che sta mandando le rose, naturalmente. Lorenza, potete fare anche voi domande da TikTok e da Facebook, vedo naturalmente. Allora andiamo con l'artista innamorato. Salutoni a Giovanni Pietrusso, da poco è tornato alla Palantina per le visite dell'articolo, giustamente non è andata ieri, perché sapeva che oggi è mal tempo il sabato, e lei che naturalmente ogni sabato va dal parrucchiere, la nostra palandrina, si fa le mesh, però il parrucchiere ha detto oggi è giornata di mal tempo, il componente chimico non potrebbe venire bene, e finché le mesh diventerà su un altro colore. Ascoltiamoci, l'artista è innamorato con me in studio questa mattina. Noi farò sorridere un mio amico, insomma, che ha i capelli bianchi, se li è tinti biondi. E io che lo conoscevo alla prima. Noi ci sentiamo, ci andiamo a prendere un bel caffè allo studio 5. Certamente. Allora, l'artista è innamorato, noi prendiamo un caffè e torniamo subito, va bene? Ascoltiamoci Toto Fabiani per la Palantrina. Stiva parlando di viene a sentire, guardano poco caccio combinato, insieme parole d'aggio dedicate. Pur sta musica, pigliate un caffè per sta scedata, state vicino a me tutta nottata, con una chitarra in coppa no divano, te voglio far capire che sei per me. L'artista innamorato, e questo è solo il titolo. Parlerà femmine più belle di tutto il mondo e fa capire come sono pazze te. L'artista innamorato che mentre canto gianna pure stasera roppe sta canzone si sfoglia per far morire insieme a te. Ramma stu cuore che non vede l'ore sta con me. Vieni, due passi sta rindoli e t'annure, fammi sentire che stai tremando, vieni, e fammi sta con te per tutta vita, amore. Dicendo che sei innamorato e in due canzoni parlo su di te. L'artista innamorato ha ritrovato l'anima, morendo a luoggio te ne una risata e in due braccia te ne sono a te.
superato i limiti. Mo va dicendo che sei innamorato. Eh sì, abbiamo preso un caffè, io già l'avevo preso, stiamo prendendo un altro, il professor professore, naturalmente, e ho aperto qua la finestra, naturalmente, per vedere il bel golfo di Napoli, ma naturalmente mi sembra Milano, professore, lei che è stata a Milano ha portato la nebbia qua, professore, che ha combinato? Così qua, non bisogna andare più. No? Eh sì, è andata a Milano, ha portato il maltempo qui il nostro professore. E poi tornando a prima, che avevo parlato di volevo andare a fare l'avventura a Milano, cioè, poi a un certo punto ci ho pensato, ma perché noi dobbiamo andare a Milano? Ma facciamoli venire loro qua! Perché ne abbiamo, per carità, le nostre eccellenze portarle noi lì e non viceversa farci via. Qui, loro qui, se vogliono, e se no, se li trovassero lì, via. Eh sì, allora vediamo un po' su TikTok se ci sono domande. Giovanni Cagliardino, beh, buongiorno a Tina. Allora, si può sentire il brano di Mauro Nardi? Allora, vediamo prima chi c'è come richiesta. Andiamo in ordine, c'era anche la nostra amica Teresa Amato da Maddaloni, che ci ha chiesto un brano di Franco Calone, se non erro, sì, un brano di Franco Calone per la nostra amica Teresa Amato da Maddaloni, provincia di Caserta. Buonasera, buongiorno, anzi buonasera, perché ci siamo affacciati e era buio fuori. Buongiorno, buon sabato, diciamo buon weekend nel stesso tempo. Allora andiamo con il brano di Franco Calone con Giusy Attanasio, Songhia, tutto per Teresa Amato da Maddaloni. Posso dire qualcosa, forza? Stavo pensando, sai che cosa mi ha fatto riflettere? E tu hai fatto cenno al fatto che noi abbiamo lavorato insieme per questo convegno internazionale della CIM, cioè gli italiani nel mondo, e abbiamo veramente realizzato collegamenti in tutto il mondo. Ma sai che ho pensato? Che questa trasmissione di canzoni napoletane, e perché no, faremo in maniera che sia collegata o che ci chiamino anche da tutto il mondo gli italiani nel mondo per sentire la bellissima nostra canzone napoletana. Aspetta, stavo dicendo presso dica. Avevo detto prima che noi che abbiamo fatto questo convegno di preparazione degli italiani nel mondo, beh, allora vedremo di fare questo collegamento con tutti gli italiani nel mondo. Vai, per far sentire questo nostro programma e accomunarvi a voi, la grande famiglia di tutti gli italiani nel mondo, nel cuore napoletano, tutti insieme con questo programma, insieme a Lucio, che è fantastica questa nostra esperienza insieme. Mi piace molto, vi dirò, sarò strambo, perché solitamente i medici li vedete in trasmissione in giacca e cravatta, punto, cioè, no, voglio essere piacevolmente e allegramente con voi a sentire canzoni. Professor, la nostra Anna la Palandrina che dice sta piena di allergie e poi che sei piena di che? Ripeti. E noi... Come? Le piante in fioritura. Ah, ok, vabbè, cioè, no. Poi un'altra cosa, mi dicevi tuo fratello che sta facendo, tuo fratello? Professore, per il fratello Anna, fratello Francesco Palandro, c'è una cosa che gli è uscita all'improvviso, si sta facendo la barba, c'è tutta la scuola in barba, cioè, che si deve fare? Ci vuole luce, solo la cordialità, la simpaticità di lui. Io poi lo stavo sentendo, seriamente, che cosa? Invece è un burlone questo Lucio, e forse per questo è... Professore, una cosa che mi interessa, perché io vorrei sapere, la nostra palandrina che c'ho al telefono, tratta di arti culinarie, praticamente lato non ristorazione, a me mi interessa arti culinari proprio nelle zone di Maiori, culinari di ottima assaggio, ottimo di ospitate lì, abbiamo qualcosa tipo da salutare gli amici che saremo, va bene Anna, ti saluto, ciao, devo parlare di arti culinari, di cucina, ciao. Allora, stavo dicendo di arti culinari nelle zone di Maiori, che è bellissimo posto. Sì. Sì, ci sono location in cui c'è grande specialità che lei... Come no, ci sono. Allora ci dobbiamo affrontare, magari qualche domenica, non questa Lucio, qua. Lucio, sei ospite mio, senz'altro. Domenica, sicuramente domenica prossima in quelle zone di Maiori, certamente, fare una bella passeggiata, una bella camminata, una bella guidata e vediamo un po'. Certo. No, ma io poi un'altra cosa possiamo fare. Possiamo anche fare che così...
attribuiamo una maniera, facciamo in maniera che qualche nostro ascoltatore o spettatore possa essere invitato, quindi questo me ne occupo io, chiamerò qualche amici ristorante o altra cosa. Un buono per i nostri telespettatori. Certamente, ottimo, certamente, ottimo, certamente. Ottimo. Un buono per la settimana prossima, lo sottolineeremo il venerdì per il sabato o la domenica. Non c'è nessun problema. Allora, per signori, la settimana ancora meglio, in settimana mi fa sapere il professor Vitaliano, naturalmente questi buoni omaggio, noi già ce l'avevamo con la location di Nola. Adesso fa piacere naturalmente per le nuove location di questi tipi di servizi da dare ai nostri telespettatori. È facilissimo che noi usiamo. Ma sai, perché noi siamo ci avviciniamo a San Valentino, allora perché no? Anche in settimana, una cosa del genere, giusto, un buono San Valentino, quindi sì, una coppia che tranquillamente viene in Costa d'Amalfi, viene a Maiori e sicuramente mi posso permettere di chiedere a qualche ristorante. Allora vogliamo, mi faccio sapere a breve, perché San Valentino è mercoledì, in modo che mercoledì daremo una coppia, valga per una coppia, che faremo un sorteggio già lunedì, martedì nelle nostre trasmissioni, in modo che per San Valentino hanno così questa possibilità di trascorrere un'intera giornata anche oltre, diciamo, come a festeggiare no, San Valentino. Certamente, se vuoi. Certamente. Tutto un discorso di completo pranzo, magari con le location e pernottamento. Con e non ti allargare. No, non dico io. No, non io, nel senso per se dobbiamo. Allora, sì, vabbè, ragazzi, vediamo che possiamo fare. Via. È il momento, lasciamo la cena. Allora andiamo con Franco Calone. Questo lo possiamo fare più in là, insomma, possiamo tranquillamente pensare anche a degli amici che ci seguono, che ne so, da qualche parte lontana d'Italia, perché no, invitarli in Costa d'Amalfi per pernottamento gratuito, esatto, che gli offriamo noi tranquillamente. Quello è interessante. Allora andiamo con Franco Calone, meno male che ammulivo bene, no, son ghia, meno male, perché lo dedichiamo appunto a Francesco Palante, che la sera dietro sarà tutto, pensava avere qualche allergia, perciò mi ha detto la schiuma. Però una soluzione c'è. Sì, invece di usare la schiuma uso sapone da barba e non ci sarà più la schiuma. Così ci ha fatto preoccupare la Palantina, che ha chiamato quello mio fratello, sta con la schiuma. Ma sai perché? Perché ti dico questo, perché una volta anch'io usavo la schiuma da barba e poi a un certo punto ho riscoperto il bello della tradizione e ciò tranquillamente il pennello che col sapone. Io qui, ma come fanno, no? Sugli altri col rasoio? No, per io carità, rasoio elettrico, no, per carità. Però c'è questo mio figlio è che un lo rito, usa, è un rito. Lui, e tu lì col pennello nel sapone. Ma così la bella si deve, come sta facendo mo il palandrone, mi ha fatto preoccupare, che ha detto è successo qualcosa. Che succede? Lei ha detto sta tutto con la schiuma sul viso, il palandrone conquistatore. Lui si prepara dalla mattina per poi conquistare le 3 di notte e alle 3.05 torna a casa. Allora, meno male che morivo bene, sia per Teresa Amato da Maddaloni e sia per Francesco, che sono 10.40, signori, alle 11 finiamo, ci ascoltiamo Franco Calone, meno male, buon ascolto a tutti da Lucio Ruggero. Sono nato un faticatore e fatico la mattina sera, io non faccio mai festa un giorno nemmeno da fare, ma ritiro sempre così un'ora, una maglietta ogni tre quarti d'ora e guadagno una... E dottore, la dottoressa Felice da Grosseto, ma che scrivi? O vaglione cerca sempre sorte e tu hai ragione a le corte, quando scarpe che sono magliette che sanno accadere. Domenica una sola richiesta puoi fare, grazie. No, due, una sola di Mauro Nardi, scegli. Motoscafo blu, la canta un altro, ma adesso Mauro Nardi ti mettiamo quella là, va bene? Meno male che morivo bene, meno male. Alina, perché piangi? Il cuore distrutto, Alina, che è successo? Alina da Palermo. Meno male che non ha rubato, meno male che non ti trovate, meno male, meno male, meno male, meno male. Tengo fatto una finanziaria, ma volesse un po' grare, ogni tanto staccato ma spina ma voglio per una. Non mi riesco a cattare, manca una cosa per me, me la bella da me, e sono contento. Ho già scheduto il telefonino,
mano va che vanno lì, mo su asso una televisione mo per da lontano, come gli agni che su parta voglio, scave scave trovo solo voglio, tengo fatta una segna e 31 e la giappana, o bustina le da porta pronto, quando vedi una massa da pronto, porto murto, pollette e cartelle che sanno papà. Stanno sempre su me il mercato, pacchettano con finestre alzate, me la bella famiglia, e sono contento. Meno male me lo volete bene, meno male che lo voglio bene, meno male, meno male, meno male, meno male. Meno male, meno male che non ha rubato, meno male che non l'ho trovato, meno male, meno male. Ma volesse una vagonaria, ogni tanto staccate ma spina ma voglio tornare. Non mi riesco a cazzare, manca una cosa per me, me la bella famiglia, e sono manca una cosa per me, me la bella famiglia, e sono contento. Sì, meno male che volevo bene, meno male. Franco Galone per il Palandrone, Francesco e per Teresa Amato da Maddaloni Caserta. Prossimo prima in programma, salutiamo D'Angelo, poi naturalmente adesso un attimo solo, e ci racconta anche questo aneddoto bellissimo. Tra l'altro il Napoli gioca oggi o domani contro il Milan a San Siro. Naturalmente salutiamo su questo brano a Lorenza da Monopoli, provincia di Bari, Puglia. Bye. Salutoni ancora da Lina da Palermo. Salutoni su D'Angelo. Sì, 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 un attimo solo, voglio salutare le persone inerente ad Angelo, anche ad Anna da Monticelli con Gennarina, che è un ragazzo speciale. Salutoni a Gennarina, Luciana da Catania, Alessandra da Adrano, provincia di Catania, anche lei. Salutoni a Salvo Di Marco e salutoni a Tommy Di Mario da Parma e naturalmente Emanuele da Modena. Allora, questo su D'Angelo, visto che inseriamo questa canzone per ricordare lo scudetto recente del Napoli, una bandiera tutta azzurra, no, qualche certo, aneddoto, allora, sì, sì, che vi, aneddoto ci racconta? Vi racconto che mia sorella Sura, la sua comunità di Sura, di Napoli, doveva presentare una relazione delle attività che loro svolgevano a Napoli, e nel raduno di tutte le Sure di tutto il mondo mi chiesero di darle una mano. Allora io preparai un PowerPoint e sottofondo ci misi la bandiera tutta azzurra. Cosa successe? Che quando andarono lì a Firenze, a Prato, la verità, dove c'era questo raduno, tutte le Sure di tutto il mondo a cantare Napoli, 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 e qui, ed è rimasta così emblematica, e loro hanno portato da Napoli la Napolitanità, il nostro cuore di Napoli a tutte era le questa qua, presso, questa qua era, vediamo, questa, vediamo. Le Sure, sì, sì, e le salutiamo allora, vai, salutiamo la comunità delle Sure di Napoli che stanno lì a San Domenico, loro sono di assistenza San Domenico Maggiore, sì. Sì, quindi per loro e non solo, per tutte le loro consorelle, questo Napoli, Napoli, Napoli nel cuore nostro e anche loro. Napoli, la bandiera tutta azzurra. D'Angelo! La bandiera tutta azzurra, carra somiglio cielo, e un mare sta agitando. Forza Napoli, prenda l'occhio e stiamo a lune. Salutoni da parte di Emanuele da
da Modena, salutoni a Tina e Patrizio. Eccolo qua, signori, parlando, non avevamo notizie, professore, la Paluzzo da Gragnano, questa è una ragazza sì. che è molto colosa, lei lavorava naturalmente in un panificio dove sì. facevano i Paluzzi a Gragnano, sapete che è conosciuto bello. Gragnano sì, con i Paluzzi, però lei, il problema è questa nostra d'Angeleniana, Anna la Paluzzo da Gragnano, praticamente, talmente che era troppo colosa, naturalmente, dove lavorava è fallita, naturalmente, l'attività. Se ne mangiava lei. Se ne mangiava lei, ha già capito anche il professore. Autori ad Anna la Paluzzo da Gragnano. Allora Italia, si è arrivata tardi, eppure proprio tutti i nomi d'Italia, Francalone è andato proprio via di questa, bene male che abbiamo venuto bene, per Rosaria e Franco da Casapulla Caserta. A proposito, signor dottore, a parte del Napoli, raccontiamo questo primo aneddoto del Napoli, poi naturalmente qualcosa di aneddoto di etologia, di cose naturalmente, perché parlando di colosità, oltre a danno alla Panuzza della Regina che ha fatto fallire lì naturalmente la location, abbiamo il nostro Franco da Casapulla Caserta che si mangia anche le sedie, i tavoli e tutto. E vuoi comprare in casa, ci dice la moglie Rosalia. Noi vogliamo dare un consiglio, intanto ci racconta questo aneddoto. Allora, vi ho anticipato prima che io insegnavo tecniche di shiatsu a Cerreto Sannita, a Telese, nel centro del dottore De Nicola, Alfonso De Nicola, che era il medico del Napoli. Quando il Napoli insomma andò in crisi, eccetera, eccetera, io dissi ad Alfonso: guarda, secondo me possiamo fare dell'agricoltura e mandiamo come grilli la verità. La cosa non prese corpo, anche perché poi è difficile poi dare o entrare in certi circuiti, ma la cosa non è che mi è dispiaciuta più di tanto. E poi è successo che mi hanno chiamato a dare una mano alla squadra della Costa d'Amalfi, a cui mando un saluto agli atleti. E io, medico della squadra, disse: guardate, va bene, allora gli facciamo l'agopuntura. E io facevo l'agopuntura prima di andare in campo e correvano come grilli, tutto sommato, perché bene sì, l'agopuntura nella pratica sportiva può più di tante porcherie che prendono gli anabolizzanti o altro gli atleti, perché normalizziamo. Ma è vero che è molto rischiosa? Cosa? L'agopuntura? Assolutamente no. Ma tante domande che ci sono arrivate. Non è rischiosa solo se scusatemi l'espressione, un imbecille mette un ago e buca un bollone, insomma, voglio dire, come tutte le cose, non c'è nessun rischio se chi fa l'agopuntura sa quello che fa e non mette assolutamente in pericolo è uno dei motivi per cui una volta l'agopuntura la potevano fare tutti, adesso la possono fare solo i medici in Italia, è legato a questo fatto che quando si improvvisavano o si improvvisano delle persone, il risultato è che se non sai sotto che organo tu hai, rischi di creare una lesione. E allora questa è la pericolosità, ma non c'è pericolo nel fare una pratica di agopuntura, non ha controindicazione. E adesso torniamo alla musica anche nell'intermezzo con una canzone e altri consigli del nostro professor Raffaele Vitaliano. Adesso per la nostra amica Maria Bambola da Ponticelli, Sotto e Stella, Tony Colombo, tutto per te.
Sono le 10 da 53 minuti, siamo quasi a titoli di coda, dopo abbiamo gli ultimi due brani. Ho passato a spiaggia stasera, tu per la prima volta stai passando a me. Tieni c'è mille paure, mi da stregno forte, non sai perché. Forse perché hai già capito, tu tieni paura che possa sbagliare. Come sei stupida. Pure sto mare è nervoso, e tu sul mio petto ti vuoi usa. Forse per te la prima volta, ma non mi permetto, non posso sbagliare. Poi le tue mani sul collo, pulite sta sabbia, non ti fermare. Sarò il tuo principe. Com'è bello sotto le stelle, sento freddo in coppa bella. Stiamo già facendo amore, già ti tengo in tuo cuore. Com'è bello insieme a te, sto operando l'illusione e quattro cinque anni fa. Com'è bello sotto le stelle, vega vita vive brilla. Io ti sfioro dolcemente, tu sia cosa più importante. La luna va gelosa, sa nascondere le stelle, ma più bello oggi tu. Ma tutta vita per sempre, insieme a queste cose con te voglio va. Tu mi accarezzi, capito? In un momento mi sento papà. Forse per te la prima volta, ma non l'ho fatto, ma è ora così. Ricominciamo dai. Com'è bello sotto le stelle, sento freddo in coppa bella. Stiamo già facendo amore, già ti tengo in tuo cuore. Com'è bello insieme a te, sto avverando di tu sonno, e quattro cinque anni fa. Com'è bello sotto le stelle, vega vita mi brilla. Io ti sfioro dolcemente, tu sia cosa più importante. Pura luna faccio luce, sa nascondere le stelle, a più bello mo. Vamo, sai Tony, una cosa? Tony Colombo sotto il stelle, una cosa che non basta, amica Maria Bambola da Ponticelli. Perché la colpa è sulla Bambola, stasera, la Bambola e il cognome. Manca l'angelo più bello affiancativo. Chi ce lo dice, lo tengo io. Però mo che ci pensi, sì, si l'ha creato. Io ti ho sempre sognato. E ci sa, se non ti ha fatto apposta, per cagnare sta vita mia. Sapendo che senza te, sapendo che senza te mi mancava compagnia. Sì, tu mo stai qua, ma non mi va rovere. Forse ma c'è ancora abituato, pure i suoni poi diventano realtà. Tu mo sei unica, sei sola, sei indispensabile per me. Sei solo un attimo allontana da te, con mano fila elastica mi trovo in braccio a te. E tu giuro in coppa vita mia, che non potesse mai rare la delusione. Amore a te, e manca a te. Maria Bambola da Ponticelli ed era Tony Colombo sotto e stella. Allora, adesso la nostra amica Domenica da Messina ci ha chiesto un brano di Mauro Nardi. Allora, visto che ha chiesto uno più di uno l'altro, ti faccio ascoltare una bella canzone di Mauro Nardi. La nostra amica da Messina, ti faccio ascoltare la classica di Mauro Nardi, Un gigante la montagna. Ed è l'altro, è anche il penultimo brano in programma, poi dopo passeremo ai saluti con Tony Bruni, Lettere Bruciate. Allora, la nostra amica Alessandra da Messina, Sicilia. Ascoltiamo Un gigante la montagna interpretato da Mauro Nardi.
il professor la canticchia, come fa adesso, come fa? No, però il gigante era un danno che moselagna. Ma come se lagna? Ce l'abbiamo all'uscita a destra, i nostri studi di Natale si tocca con la mano. Il vulcano buono qui che abbiamo a due passi dai nostri studi, naturalmente. Per la nostra amica Domenica da Messina. Chi è Cacchiagna? Chi è Casalamento? In Coppa Montagna. Mauro Nadio, gigante la montagna per l'ultimo brano in programma. Sì, per l'ultimo brano in programma l'ho stoppato, via. Ma come salagne. Te devo fuoco d'indettine, e mo fuma bene, e mo fuma bene, e mo fuma bene. Che neve carabino, che scuravano sole, con una bella tonte, faceva sì, un gigante della montagna. Allora, non avevo letto il messaggio di Alina, naturalmente, che aveva il cuore per la mamma. In questi casi non sono un dolore forte, non solo dottore preparati, dottore, ma anche è molto simile. Legga lei che ha scritto per lei, Alina da Palermo. Un grazie proprio da Alina, non solo preparato il dottore, ma anche molto simpatico. Ringrazio per l'argomento trattato sulla acupuntura, interessante, grazie. Un abbraccio caro a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, Alina, grazie ancora da Palermo, grazie Alina. Al telefono avevamo Rita la ballerina, sapete, lei è la modella Rita Paura degli anni 40-50, che balla sempre ai nostri raduni e sta sempre davanti alla telecamera, professore. Anche se vi serve casomai per un moro, la statua di gesso che si ferma, la bambola di gesso, lei fa anche questo tipo di presentazione, perché al nostro raduno del 28 gennaio, che tra l'altro lo trasmetteremo domani, è in elaborazione, l'ho finito. Per dire, lei stava sempre naturalmente, poi c'era anche l'altro che a un certo punto copiava la ballerina dal Monte Rosa secondigliana, si chiama Francesco, e allora c'erano i due mori. Avete presente i mori che si mettono nei soggiorni fermi? Avevo messo un moro a sinistra. Perfetto, un saluto e siamo in conclusione. Ecco, via, vero? Allora, pure il mio saluto, grazie. Non è finito, abbiamo l'ultimo, mo passiamo ai saluti. Ed era come si fa a non emozionare con queste canzoni, ci scrive Alina da Palermo. E certo, come si fa a non emozionarsi con un gigante della montagna, chi è Cacchiagna in Coppa Montagna, chi è Casalamento in Coppa Montagna. Era anche per la ballerina che stava ballando sulla tavola e quattro sedie attorno per farla cadere, naturalmente, la sua recinzione. Signori, siamo giunti all'ultimo brano in programma per Italia, che saluta Rosalia e Franco. Come dicevo, professor Franco, che è una bella forchetta, però naturalmente supera il limite di extra large. Cosa una cosa seria, Franco, ascolta il professor, cosa ti dice Nenette. Lo so che l'alimentazione è una cosa importante anche del corpo umano nostro, ma mangiare, lui che naturalmente
mangia e digerisce tutto. Questo se vi parlo la moglie ci dice tavole 4 sedie se l'è mangiato da niente, oltre a quello che c'era da mangiare in cucina. Ma intanto domani lasagna per tutti. Domani è lasagna per tutti. Domani, non domani abusiamo, però. Giustamente domani lui giustamente dice può iniziare proprio domani questa dieta. Diciamo che dopo il carnevale. Che dieta mercoledì possiamo... delle ceneri. Mercoledì delle ceneri. Solo cenere e lupini vi facciamo mangiare. Siamo nella tradizione, il giorno di digiuno, via, perché no, però scherzi a parte, dica, professor, dica. La verità, io mi occupo di agricoltura, soprattutto antalgica, e mia moglie che si occupa, che è un medico anche lei, che si occupa di agricoltura applicata alla dietetica e delle indicazioni dietetiche. Quello che è importante è capire una cosa fondamentale: il cibo è bello e si gusta, ma se è troppo non si gusta più. Non si gusta più. È quello che e gli... quindi a un certo punto poter mangiare. Ma lei ha ragione, è quello che gli dice la moglie Rosalia da Casapulla Caserta. Boh, ma fatta ricordare una cosa: sono stato in Germania dove mio figlio ha finito il dottorato, lui è un ingegnere informatico. E ci ha portato la sera, dice andiamo in un ristorante stellato e siamo andati in un ristorante stellato a mangiare queste cose grumie, come si chiamano queste cose che non si vedono, di stellato secondo me c'era solo il conto, sì. Ma io volevo la pizza, ma io volevo mangiare alla napoletana un bello piatto di spaghetti e invece lì quelle cosettine che non si vedevano proprio. E a un certo punto io, per non far rimanere male, me lo faccio dire, professore, è capitato anche a me, perché voi dall'altro dovete sapere, ecco perché le grandi location, le grandi cose, naturalmente noi facciamo eventi e degustiamo veramente delle specialità in abbondanza, molti locali, insomma, ho notato che naturalmente si presentano grandi location, 4 stelle, 5 stelle, e poi il succo, ecco come dice lei, a tavola, una volta vidi, mi capitò proprio a me, professore, vidi un piatto da lontano grande che stava arrivando, avete presente quelle misure extra là? Arrivo da vicino, piatto grande. Vabbè, sei stata fortunata, perché questa già è una compra. Quello che invece mi è arrivato nel piatto a me, ma secondo me c'aveva nemmeno mezzo centimetro di diametro. Dissi al cameriere, ma fatemi capire, forse ho visto il prezzo il di questo... Il saluto dello chef. Il saluto dello chef, naturalmente. Poi, scusate, sono ma questo vi volevo sapere se il consumo è appeso, perché se è appeso, un piatto che pesavo della maniera, niente, non c'era niente, ha detto come si fa... Gli ho detto a cameriere, scusa, ma questo dopo ce lo portiamo a casa, ce lo mangiamo, che succede? Ovviamente non allora, diciamo ovviamente, perché è un lato buono, perché però ci sono alcune location, ristoratori naturalmente che stringono per la scusa, troppo piatto, troppa dieta, troppo mangiare e tutto, però a volte qualcuno tipo per esempio domani che è carnevale, a Franco di Rosalia da Casapulla non gli possiamo dire di non mangiare la lasagna, perché lui la lasagna mi ha detto, è certo che se la mi ha detto la loro badante Italia, che la salutiamo tra l'altro, Italia ha detto naturalmente, lui naturalmente si è fatto fare, avete visto la richiesta di questa scrivania, cioè pronto domani una lasagna naturalmente che consumerà in famiglia. Non lo so se lo legheranno attorno alla sedia o lui si impianterà lì proprio la lasagna. Va bene, allora poi ne approfittiamo, un buon carnevale a tutti. A sì, noi domani saremo in onda, saremo domani. Io non buon ci sarò, carnevale, il professor, faccio lei i suoi saluti e poi è sempre io. Gradito qui nei nostri studi il professor Raffaele Vitagliano. Un saluto e un abbraccio a tutti, grazie per avermi dato l'opportunità di a casa con sua, voi. Presso, e lo sa, benissimo. Ancora un grazie di cuore a tutti voi, i messaggi con affetto che ci avete inviato, e sempre a vostra disposizione. Alla prossima, che non so ancora quando sarà. A sorpresa, gradito, mi chiama Lucio. Domani venga, qual è il problema? Facciamo la sorpresa al pubblico che è già gradito dai messaggi che ci sono arrivati da Lina, da tanti naturalmente. Piatto vuoto, ci scrive Lina. Piatto. Si trova col discorso che ho fatto un grande piatto, e poi alla fine non c'è niente. No, ci conviene mangiare. Qui mi fa ricordare mia figlia piccola, 3 anni. A proposito, ne approfitto per salutarla. Lei è un medico a Porto Gruaro in Veneto. Piccolina, a un certo punto, forse 2 o 3 anni. A me mi piace la pasta, diceva lei. Anche a me, lo suo, anche a me. Quindi, viva la pasta! Viva la nostra pasta! La pasta, mi raccomando, non la pasta bruciate. Non la bruciate come l'ultima canzone di Toni Bruni, la classica. Chiudiamo con l'ettero bruciata. Salutoni al professor Raffaele Vitagliano, salutoni a voi. Voglio salutare al fan club i nostri iscritti a sostegno di Italia del Cora, che vi invitiamo a iscriversi in tanti, e soprattutto di essere sempre presenti. Lorenza da Monopoli, Teresa da Casandrino, Teresa da Bacoli, Rosalia Franco da Casapulla Caserta, ancora Beatrice da Medito, Anna Russo e Maria Lazio da Avellino,
Maria da Secondigliano, Rita la ballerina, Lucia da Monterosa, Maria da Marigliano, Maria da Poggioreale, Anna da Ponticelli, Commedia Corrado, Fratello Gennarino, Zenunza di Inza, Paolo da Vossi, Anna e Francesco Manato Vossici, Franchina da Santa Passana Vesuvio, Giovanni e Pietruzzo, Totonno qui a visitare il professor dai nostri studi, giù alla scalinata, la sorella Geppina, Fomisata da San Vito, Medio Ciro, Giulia De Michele, Stella Barone, Teresa Sardegna e Maria Dobre. Diamo un po' qualche consiglio al telefono? Al telefono anche la nostra radioascoltatrice, che anche lei la salutiamo, naturalmente Enza da Pollena saluta il professor Vitaliano, grazie dei tanti, delle tante spiegazioni che ha dato il nostro professor Raffaele Vitaliano. Questo attivo in questo caso soprattutto alle donne, soprattutto anche quelle là un po', diciamo così, corbose, che devono mangiare di meno, è vero, gli ha dato questo consiglio. E uno di lei al telefono. Io credo una cosa a proposito. Noi no, nel dare delle indicazioni non priviamo, perché io questo ho come, come dire, come indicazione che do a tutti. Nella vita non bisogna mai privare niente, bisogna dare dei suggerimenti e far capire che certe cose sono migliori dell'altra. Per giusto. Cui a un certo punto viene istintivo ridurre, per esempio, un cibo e scegliere qualcun altro. Quindi diciamo un'alimentazione non deve essere mai restrittiva. Sembrano delle frustate, non mangiare questo, non fare quello, no, insomma suggerire degli alimenti alternativi che siano però gustosi e gradevoli per le persone, che tante volte la nostra Enza da Bono a telefono, anche lei per una bella acupuntura a lei si può avere, oppure per bisogna mettersi in lista d'attesa? Poi una domanda di Cirra, per l'acupuntura c'è una lista d'attesa o è immediata la cosa? Solitamente io non ho grandi liste d'attesa, perché in genere, infatti quando arriva qualcuno si fa l'acupuntura, dice, ma quello non lo sa nessuno, gli faccio un po' di pubblicità, dico no, per carità, fermi, okay. Dico io, nel senso che dico sempre a tutti sì, non c'è problema, perché? Va perché do il tempo opportuno per ciascuno, ovviamente non dico mai a nessuno no. Nello stesso tempo a me piace non fare pubblicità, perché se uno fa bene il proprio lavoro non ha bisogno di essere pubblicizzato. Grazie professor, quest'ultimo consiglio ha ascoltato Enza da Pollena, che ci ha lasciato al telefono. Chiudiamo con Lettere Bruciate. Signori, buon sabato, oggi è sabato, buon weekend. Voglio ricordare per i nostri amici che aspettavano oggi il collegamento da Palma, Campania, il carnevale è stato slittato a martedì, naturalmente si farà quel giorno di carnevale proprio martedì 13 dalle ore 14 alle ore 23, e poi quello di oggi sabato è spostato a sabato 17 con tutte le quadriglie dalle ore 16 alle ore 22:30. Vi saluto, grazie al professor Raffaele Vitaliano, a casa sua qua quando lo dico, ci sentiamo per voi, ci sentiamo domani mattina sempre a Svegliati e Canta, buona domenica domani mattina fino alle 11:30. Ciao a tutti da Lucio, ultimo plan in programma Tony Bruni, Lettere Bruciate. Salutiamo anche naturalmente su questo brano altre persone che hanno fatto richieste, come Anna d'Avellino, Katia da Napoli, a tutti Salvo Di Marco, a tutti quelli che sono stati con noi in questa mattinata. Svegliati e Canta, ciao a tutti da Lucio. Sigillato, caccio mannata all'indirizzo tuo, ci trovo tutte le lettere bruciate e non ricordo che te ne vedi. So tutte promesse tue, l'accio bruciata qui, per non ti fa stracciare, e prima di bruciare l'accio giù, non posso sapere quando aggiungi più, una sola tanto me l'accio tenuto. Ma ricorda prima giorno
da genere a storie che stanno quando diceva basami io non te la so più. Prima di bruciarla giù, non posso sapere quando ci tengo, una soltanto me l'ha giudenuta, che mi ricorda prima gioventù. E a diventata genere a storie che stanno quando diceva basami io non te la so che